Nati da una disgrazia per disgrazia. Nati da una disgrazia per disgrazia. Nati da una disgrazia per disgrazia. Ci stavate sperando, eh? Ci stavate sperando, eh? Eh? Eravate lì che ci stavate sperando, che vi stava girando bene stasera, eh? Pensavate che era giunto il vostro momento, invece no. E invece no. Perché Giru sei sempre tu. Perché Giru sei sempre tu. Perché Giru sei sempre tu. Sampdoria 1, AC Milan 2, Sampdoria 1, AC Milan 2. Allora. Oh, però, ci siamo capiti o no? Se non ci siamo capiti, capiamoci. Allora, se non perdiamo le partite come stasera e se le andiamo pure a vincere, io vi consiglio fortemente di fare la tessera alla bocciofila perché fine settimana ci sono dei tornei molto emozionanti al mattino, al pomeriggio e alla sera. Primo 5 minuti non li ho visti la partita, il telefono non si collegava e quindi mi sono perso i primi. Come sono entrato in collegamento, Messias, pum, 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 pum. Il Messias che non va bene, il pacco, il nostro problema sulla destra, il nostro paracarro, il nostro giocatore scarso, inutile, inguardabile, un po' come le vostre vite. No, di quelli che fanno questi commenti, no, perché non lo so, ma da titolare non lo so, qua e là e trick e track. Non vi posso offendere pubblicamente, quindi non lo faccio, anche perché ci ha già pensato la natura a farlo. Io pagine con stemmi rossoneri, con colori rossoneri che discutono Messias. Ci ha già pensato a natura a voi. Detto questo, primo tempo molto con un bel Milan. Primo tempo con un bel Milan, reattivo, pimpante, vivace, sul pezzo, concentrato, reattivo, autoritario, arrivava sui palloni, tutti i palloni, sulle mezze palle, le palle sporche, le palle alte, le palle basse, un bel Milan, una Samp comunque non vittima sacrificale, una Samp che comunque ha preso una traversa nel primo tempo, un gran tiro dal limite di Djuricic, con le sue potenzialità, con i suoi mezzi, ha fatto quello che ha potuto, cioè non è stata una squadra lì passiva, la squadra di Giampaolo, che probabilmente sono l'unico in Italia insieme a sua madre a difenderlo, a Giampaolo. E lo facevo anche quando era al Milan. Giampaolo è un'anima molto particolare che non può essere capita da questa umanità e tantomeno in questo paese. Ha delle grandissime idee. Il problema è che contano solo i risultati e lui per raggiungere i risultati tramite quella mentalità e quella tipologia di gioco ci vuole un po' di tempo, anche perché le qualità tecniche dei giocatori, soprattutto in Italia, sono quello che sono. E tempo non ce n'è, ma Giampaolo ha delle grandissime idee, ha una mente molto più sviluppata di quello che si pensi. È un'anima molto importante, Giampaolo. Sono sempre stato un suo estimatore e lo sarò sempre. Sono l'unico in Italia, non importa. Già solo il fatto che sono l'unico, sono contento di essere solo per questo, per il fatto che sono l'unico. E quindi molto possesso palla della Samp. Però il Milan c'era. Il Milan, insomma, fatto il Milan. Primo gol, classico gol da Milan, strappo di Leao a lungo di 30, 20, 30, 40 metri. Verticalizzazione verso Giroud in area di rigore. Giroud restituisce la palla verso il centro dell'area. Leao non riesce a controllare, la palla arriva sul centro destra dell'area. Messias col piatto sinistro, tiro, gol sotto le gambe di Odero. Quando il portiere prende gol sotto le gambe, un po' di responsabilità ce l'ha sempre, però comunque Messias col suo piatto sinistro la porta la inquadra sempre.
È sempre un piede bello educato, bello brasiliano, bello puro, con classe pura. Il problema di Messias deve solo, no, non solo, deve sbloccarsi, dovrebbe sbloccarsi mentalmente, perché non si, chi discute Messias dal punto di vista tecnico non può parlare con me di calcio. Se poi mi viene a dire mentalmente bloccato, caratterialmente ha dei limiti per stare in questo mondo, che è un mondo schifoso, non ha le caratteristiche forse adeguate, allora si può discutere. Ma tecnicamente, se si discute tecnicamente Messias, non si può parlare con me di calcio. Detto questo, quindi il primo tempo Milan che mi è piaciuto tanto. Secondo tempo, praticamente, dopo pochi minuti c'è stata l'espulsione di Leao. Allora, Leao è stato espulso per doppia ammonizione. La prima ammonizione l'ha presa nel primo tempo, dove ha tentato di prendere posizione nei confronti di Ferrari, di tenerlo a distanza, ha allargato leggermente il braccio, non ha tirato la gomitata secca per fare male, ha semplicemente allargato il braccio. Toccato Ferrari, che ovviamente aspettava solo quello, ammonizione. Seconda ammonizione di Leao, tenta la rovesciata sul traversone di Calabria dalla destra, con lo stinco prende sulla fronte sempre Ferrari. Ammonizione. Fatemi capire come, dov'è la volontarietà di quel fallo lì. Se poi il regolamento dice che anche se non è volontario, per la pericolosità deve essere comunque ammonito. Se il regolamento dice questo, non lo so, un giorno andrò a leggerlo, questo regolamento, ma mi sembra assurdo, perché se non fai male volontariamente, te l'ho girato di spalle, quindi non sai nemmeno il tuo avversario cosa sta facendo dietro. Quindi. Tra l'altro, a fine partita Lloris è stato ammonito praticamente per la stessa cosa nei confronti di Theo Hernandez. Anche Theo Hernandez ha fatto la sua solita scena, anche per perdere tempo, che la partita stava finendo, ha allargato il braccio, ma non ha tirato la gomitata secca. È stato ammonito anche lei, e la panchina della Sampdoria è venuta fuori. Ha espulso Giampaolo, ha espulso un altro collaboratore che non so chi sia. È venuto fuori il finimondo, ma però quando l'hanno fatto nei confronti di Leao nessuno ha detto niente, no? Va bene, comunque. Secondo tempo l'abbiamo giocato quasi tutto in 10, quindi siamo stati un po' più in difficoltà. Però, voglio dire, la Sampdoria ha fatto il gol. Poi ho avuto un'altra grandissima occasione con una verticalizzazione, c'è stato un diagonale da dentro l'area di rigore che non ha centrato lo specchio della porta, la palla stava quasi uscendo, sono arrivati dal fondo, forse Verre, non so chi è stato, ha preso il palo, la palla è schizzata di nuovo dall'altra parte, sono andati di nuovo al tiro e Maignan, the king, col petto da gladiatore, da prima visione. In tutti i maxi schermi mondiali, col petto, è venuto fuori la parata. Quindi la Samp ha provato a spingere un po' di più. Noi, a parte il rigore, che ci è stato gentilmente regalato da Villar, abbiamo avuto un'altra buona occasione con Theo Hernandez, con un tiro dal limite, qualche ripartenza che potrebbe essere sfruttata in maniera migliore. Nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni anche con Giroud. Insomma, secondo tempo abbiamo sofferto un po' di più perché eravamo in 10. Comunque la Samp non è l'ultima squadra della Serie A, è una squadra di medio livello in Serie A, e in casa solo può fare, ha dei giocatori discreti, dei buoni giocatori, buoni, discreti giocatori. Quindi abbiamo, secondo me, sofferto il giusto, considerando il fatto che siamo rimasti in 10, considerando che stiamo giocando ogni 3 giorni. E se non perdiamo nemmeno queste partite, ragazzi? Se non perdiamo nemmeno queste partite in 10, senza Rebic, senza Origi, senza Ibra, giocando quasi un tempo in 10, di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando? Come dice sempre Pioli, forse abbiamo un po', anzi, senza forse, molte volte abbiamo troppa frenesia negli ultimi 16 metri. Nelle scelte finali dell'ultimo passaggio, forse lì pecchiamo leggermente, dovremmo essere leggermente più lucidi e prendere decisioni un po' migliori, perché è capitato nel primo tempo De Ketelaere ha spazio centrale, per vie centrali, si avvicina all'area di rigore, tenta la verticalizzazione per Giroud, troppo lunga,
se fosse stata più precisa, Giroud si sarebbe ritrovato da solo davanti al portiere. Forse dobbiamo avere quel pizzico di lucidità in più per prendere quelle decisioni che veramente ti potrebbero cambiare le partite e anche le stagioni. Però per il resto, il solito Milan, granitico, bello, di qualità, duro, sostanzioso, con tanta sostanza, pochi fronzoli, con qualità, quantità, intelligenza, con tutto, esperienza, con tutto, quindi gran bel Milan e questi punti sono pesantissimi. Quando i punti, soprattutto quando arrivano i punti così sofferti, sono punti pesantissimi, pesantissimi. Magnan, 7, parate decisive anche oggi, come al solito, come al solito. Nulla da dire, Calabria, strepitoso. Milanismo al 1000 per 1000, strepitoso. Milanismo, grinta, qualità, corsa. 7,5. Kier, grandissima partita, autorevolezza suprema, 7,5. Kalulu, gran partita, 7,5. Teo, 6,5. Può fare sempre un po' di più, Teo, potrebbe sempre fare un po' di più. Comunque 6 e mezzo. Tonali, fino al primo tempo va a recuperare una palla che era quasi persa, la recupera, la palla sta quasi per uscire in rimessa laterale col giocatore della Samp che arriva di gran corsa con una finta, lo manda all'acquario di Genova a prendere Cappuccino col cornetto, si gira e fa ripartire l'azione. Qualche minuto prima aveva fatto una sventagliata di 60-70 metri mettendo quasi Giroud da solo davanti alla porta e non è ancora in forma e non è ancora al 100%. Voi potete conoscere Dio senza entrare in chiesa, ma non potete conoscere il calcio senza guardare e sapere cos'è questa squadra qui. E Sandrino Tonali è forse in questo momento forse l'emblema più grande di questa squadra, in questo momento storico. Pobega, ottima partita. Me era già piaciuto martedì quando era entrato a Salisburgo. Buona partita stasera, quantità, qualità, con i tempi giusti, negli inserimenti, nei movimenti, nei recuperi, nella pulizia del passaggio, nell'efficacia del passaggio. 7, Messias, gol, può sempre fare un po' di più Messias, sempre, 6,5 però stasera. De Ketelaere, la stoffa è da campione, la stoffa è di qualità, la pasta è di qualità, è di altissimo livello, però deve ancora entrare. Immergersi si deve ancora immergere completamente nell'ambiente Milan e nella maglia rossonera. E 6, però poteva fare di più. Leao, 7, è stato decisivo anche oggi, poi con l'espulsione, però 7. Giroud, il rigore è sempre importante, esperienza, 6 e mezzo, fa sempre cose utili. Subentrati, direi solo un 6 e mezzo Benasser, 6 a Tomori, Branks un 6, non ha fatto una fine di partita, niente di che. Bel Milan, compatto, cinico, di qualità, granitico, non ci ammazza nessuno, non ci ammazza nessuno. In 10, quando siamo in difficoltà, tiriamo fuori tutto quello che abbiamo, tiriamo fuori tutto il nostro milanismo, tutta la nostra intelligenza, qualità, la nostra qualità, tutto tiriamo fuori. Andate all'acquario di Genova a raccogliere i pesciolini.